Benvenuti e bentrovati nello studio del Giorno del Signore. Cominciamo subito una nuova puntata, la prima del tempo di Quaresima. Tempo di preparazione alla Pasqua è iniziato lo scorso mercoledì, il mercoledì delle Ceneri. È un tempo di preghiera, di penitenza e anche di carità, del quale parleremo attraverso le diverse iniziative diocesane sul territorio, ma anche sul web, per le quali ci aiuta Margherita. Ciao Margherita. Ciao Andrea e ben ritrovati anche da parte mia. Come sempre guarderemo le principali notizie direttamente dal portale diocesano, diocesidicremona.it. Vi ricordo anche che tutte le puntate del Giorno del Signore sono disponibili sul canale YouTube ufficiale Diocesi di Cremona. E lo dicevamo in apertura di puntata, il tempo di Quaresima si apre con la celebrazione del mercoledì delle Ceneri. E allora nel primo servizio ripercorriamo le parole e i gesti del Vescovo Napoleoni nella Cattedrale di Cremona. La Quaresima è il grande tempo in cui la Chiesa è chiamata a cambiare dalla testa ai piedi. Sì, perché noi stasera compiremo un gesto che riguarda il nostro capo, le ceneri sul capo, così inizia la Quaresima, ma termina il Giovedì Santo con la lavanda dei piedi. Dalla testa ai piedi, dunque, questo tempo di grazia mira a cambiarci, a capovolgerci, a darci novità di vita. Anche certo la penitenza è necessaria, il digiuno è necessario, il silenzio ci fa bene, il fermarci è provvidenziale, perché il tritacarne della vita quotidiana fa di noi polvere. E invece questa polvere può essere polvere d'oro, può essere polvere di diamante, se ci accorgiamo di quanto il Signore abita i nostri giorni e ci prepara gradualmente ad abitare con Lui e in Lui per sempre. Mi auguro che queste settimane ci sia un super lavoro per i nostri buoni confessori, che vicini al cuore del Signore non vedono l'ora di regalare riconciliazione e pace alle anime più inquiete. Dunque il tempo di Quaresima è un tempo di ritorno, di riconciliazione e di ricompensa, sobrietà, giustizia, condivisione, apertura a Dio e fraternità umana. Questo sogno non è superato, anzi è quanto mai attuale e necessario per il futuro dell'umanità. Il Vescovo Napoleoni si è rivolto alla Chiesa cremonese anche con un messaggio di Quaresima dal titolo «Dare speranza alla giustizia». Un messaggio che possiamo leggere sul sito ufficiale della Diocesi. E in particolare il Vescovo rivolge a tutta la Diocesi, appunto di Cremona, l'invito a riflettere, pregare e ad offrire un gesto di carità nei confronti di un luogo, scrive lui stesso, spesso oscuro e dimenticato delle nostre città, il carcere, con quanti in esso sono detenuti e con quanto in essi lavorano e operano. E proprio al carcere guarda l'iniziativa della Quaresima di Carità 2024, proposta come ogni anno a tutte le comunità. Attraverso Caritas Cremonese, infatti, la Diocesi propone alcune iniziative che vanno dall'ascolto di chi vive quotidianamente la realtà del carcere, a momenti di preghiera e riflessione, fino anche a gesti di aiuto molto concreto. Di che cosa si tratta? Lo vediamo insieme. Sono numerose le iniziative proposte per la Quaresima di Carità, che in questa edizione guarda la casa circondariale di Cremona. Dalle testimonianze dei cappellani e degli operatori Caritas che svolgono servizio in carcere, alle intenzioni di preghiera per le celebrazioni e per giovani e adulti, senza dimenticare però i sostanziali contributi materiali per aiutare tutta la comunità del carcere. È infatti possibile acquistare kit di abbigliamento per far fronte alle esigenze della vita quotidiana e, tramite le proprie parrocchie, donare colombe pasquali per i detenuti. Quest'anno il Vescovo ci ha consegnato un mandato che è molto complesso, molto articolato, che mette in luce una situazione di bisogno, tema molto delicato perché ha a che fare evidentemente con chi può avere commesso dei reati, tema molto delicato perché spesso
i carceri sono anche al di fuori del contesto di vita delle persone. Nel carcere di Cremona ci sono circa 450 detenuti, 450 persone che si trovano ad affrontare un percorso impegnativo, impossibile però da vivere senza qualcosa o qualcuno che tenga accesa la speranza. È quindi dare speranza alla giustizia il tema dell'iniziativa di quest'anno. La legge italiana prevede anche pene alternative al carcere, prevede dei percorsi anche di messa alla prova, prevede dei percorsi anche di volontariato da parte di persone che hanno commesso degli errori penali. Tutto questo in futuro vorrà dire un'attenzione diversa, non soltanto quindi all'interno del carcere, ma anche al di fuori del carcere. Anche in questa Quaresima la diocesi di Cremona si fa vicina ai più lontani per mettere in luce, come ha scritto il vescovo Napoleoni nel suo messaggio, un angolo spesso oscuro e dimenticato delle nostre città, per condividere con chi è solo la gioia della Pasqua. Con una carità che si allarga anche a persone che hanno commesso errori, ma che hanno l'urgenza di ricominciare con l'aiuto di tutti. Come da tradizione, in Quaresima la Federazione Oratori Cremonesi propone sussidi per il cammino di ragazzi, giovani e famiglie verso la Pasqua. Sono prenotabili online il libretto della preghiera per famiglie e il sussidio per preadolescenti per l'accompagnamento della preghiera quotidiana. Ogni giorno inoltre la FOCR produrrà una puntata quotidiana del podcast Lungo la Via, uno spunto al giorno per riflettere e preparare alla Pasqua. Come spiega il presidente della Federazione Oratori Cremonesi, Don Francesco Fontana, ogni puntata del podcast vuole proporre una manciata di minuti al giorno a partire dal Vangelo della Domenica per offrire riflessioni che fanno riferimento a tanti mondi diversi, dall'arte all'attualità, passando per la letteratura e il teatro, dai racconti inediti a quelli di oratorio e dalle storie di missione del Brasile. È possibile prenotare quindi tutti i sussidi e il materiale grafico e dai poster e banner per l'oratorio sul sito ufficiale della Federazione Oratori www.focr.it. Il podcast Lungo la Via sarà invece disponibile sulla piattaforma Spotify. E saranno proprio le voci dei protagonisti del podcast Lungo la Via ad accompagnarci durante la rubrica La Parola. E in particolare oggi ascoltiamo proprio il presidente della Federazione Oratori Cremonesi, Don Francesco Fontana. Il dono della sintesi è tipico del Vangelo di Marco che ci accompagna in questa domenica. In tre versetti dice tutto ciò che è necessario dire, l'essenziale, il cuore stesso del Vangelo, della buona notizia. Innanzitutto che Gesù va nel deserto per affrontare da uomo come noi e come qualunque altro uomo il combattimento con il nemico, con il diavolo, con Satana, che è colui che vuole separarci da Dio, vuole tenerci lontani, allontanarci dalla salvezza e dalla relazione con il Signore. Gesù affronta da uomo questo combattimento per mostrarci la strada per uscirne. Questo è quel Vangelo al quale dobbiamo credere e dobbiamo convertirci. È la seconda parte del brevissimo brano di Vangelo di oggi. Di fatto Gesù dice che la buona notizia, ciò che è venuto a portare a noi, è proprio questa: il regno di Dio è vicino. Dio è vicino, il Signore è vicino, Dio vuole stare dalla nostra parte, è accanto a noi non solo nel combattimento contro il nemico, ma è accanto a noi nella vita di tutti i giorni, è accanto a noi per salvarci. La sua presenza accanto a noi è in realtà la salvezza, quel Vangelo al quale siamo invitati ad aderire. E continuiamo a parlare di Quaresima e lo facciamo parlando di uno dei gesti
più significativi di questo tempo, che è il digiuno. E proprio il digiuno è il tema centrale della puntata di questa settimana di Chiesa di Casa, il talk diocesano che apre una finestra di dialogo tra le diverse realtà diocesano e non solo sul territorio. Tra corpo e spiritualità hanno parlato di digiuno i tre ospiti di questa settimana, cioè Don Michele Rocchetti, vicario della parrocchia di Calcio, Mohamed El Nadi, medico e presidente del Centro Culturale Islamico di Soresina, e Anna Bandera, psicologa dell'Età dello Sviluppo. Ne sentiamo un estratto. Uno può scegliere di vivere un momento di digiuno per vivere meglio quella preghiera, quella richiesta che fa, ma la Chiesa propone dei tempi di digiuno. Cioè, io posso essere contentissimo un venerdì di Quaresima, ma la Chiesa mi chiede, proprio come Ecclesia, come Assemblea, come comunità cristiana, di vivere insieme questo momento. E in più, il digiuno, dicevo prima, è vissuto insieme alla preghiera e alla carità. Lo stesso digiuno, accompagnato alla preghiera, mi aiuta a vivere meglio questa dimensione cristiana, propria dell'essere cristiano, che è la carità. Allah si dà la possibilità di avere la nostra cosa essenziale della nostra vita e di fare il rapporto e di recuperare il rapporto con la nostra spiritualità e di ristabilire una propria relazione con la nostra quotidianità e la nostra eternità. Inizia dall'alba del giorno e al tramonto. Durante la giornata che abbiamo il giorno e la notte. Durante il giorno non si mangia, come si dice, dobbiamo fare una vita di santi. Caratteristica importante che vedo nel digiuno e che posso leggere soprattutto nell'età adolescenziale, che il digiuno può presupporre il valore dell'attesa. Digiuno in funzione di. Dal mio punto di vista, questo è un valore poco allenato nei ragazzi. E che invece il digiuno come atto comportamentale potrebbe prevedere. Beh, l'attesa di per sé è un valore poco allenato. Ecco, esatto, quindi direi inesistente. Oggi si fa molta fatica a prendersi sì. Il tempo di aspettare. Sì, anche negli adulti, come sì, dice sì. Giustamente il dottore, noi siamo abituati a dei ritmi nei quali non si prevedono momenti di pausa. Il digiuno può essere anche una pausa riflessiva. Questa puntata di Chiesa di Casa davvero molto interessante, la potete trovare sui canali Facebook e YouTube ufficiali della Diocesi di Cremona, oltre che naturalmente sul portale diocesano www.diocesidicremona.it. Naturalmente lo potete trovare anche e vedere in TV prima del giorno del Signore. E a proposito di web, passiamo da Margherita per un'altra bella notizia. Esatto, anche quest'anno in cattedrale è promossa l'iniziativa Pausa Digiuno, iniziativa promossa dalla zona pastorale 3 della Diocesi di Cremona in tutti i venerdì di Quaresima. Ogni venerdì di Quaresima il Duomo rimarrà aperto in maniera straordinaria in pausa pranzo dalle 12.30 alle 14 per permettere a quanti lo vorranno di vivere un momento di preghiera e riflessione con l'adorazione personale davanti al Santissimo Sacramento. Si tratta di un momento perché la preghiera, il digiuno e la carità vengono praticate insieme, ha spiegato Don Antonio Bandirali, parroco dell'unità pastorale Santo Mobono, di cui fa parte la cattedrale e coordinatore dell'iniziativa. Ogni pausa a digiuno vedrà un momento di meditazione guidata sul Vangelo della Passione secondo Marco. Primo appuntamento, venerdì 23 febbraio, avrà il titolo Perché questo spreco? E sarà guidato da Don Umberto Zanaboni. Proseguiamo con le notizie, voltiamo pagina. La scorsa settimana in diocesi si è celebrato un altro momento molto significativo. L'11 febbraio, infatti, memoria liturgica della Beata Vergine di Lourdes, si celebra in tutto il mondo la giornata del malato. Nella mattina dell'11 febbraio, Monsignor Napoleoni ha fatto visita alla RSA San Vincenzo e ha presieduto l'Eucaristia incontrando i pazienti nella chiesa parrocchiale di Piadena. Vediamo insieme. L'incontro del Vescovo con gli anziani della RSA San Vincenzo, la casa di riposo di Piadena, ha voluto essere non a caso il primo momento della celebrazione diocesana per la 32esima giornata mondiale del malato di domenica scorsa.
In un clima di grande familiarità, visitando i vari reparti, la condivisione di qualche minuto di convivialità e una preghiera insieme ha reso tangibile l'assicurazione che mai il Signore lascia soli. Un momento che ha ricordato la fragilità del corpo umano e insieme l'importanza di prendersi cura delle persone più deboli. Ed è per questo che il Vescovo ha voluto esprimere uno speciale ringraziamento a tutti gli operatori incontrati insieme alla dirigenza, alla presenza anche del sindaco di Piadena Drizzona. Il Vescovo ha regalato a ciascuno una immaginetta e una preghiera per questa giornata. Tutti prima o poi ci ammaliamo, ma il Signore non ci lascia mai soli, condivide con noi anche questo momento, ha rassicurato il Vescovo, sottolineando l'importanza di strutture come queste in cui si vive con coraggio e pazienza la stagione della debolezza. Ave Maria, piena di grazia, il Signore. Nel frattempo, nella chiesa parrocchiale di Piadena, la recita del rosario preparava il momento dell'Eucaristia. Una preghiera animata dai barellieri e dalle dame dell'Unitalsi. Siamo qui per celebrare in una parrocchia la giornata mondiale del malato, che ogni 11 febbraio, nella memoria della Beata Vergine di Lourdes, ci invita a pregare per noi, per tutti noi quando siamo malati. Quale dunque la medicina? L'immagine del lebbroso del Vangelo guarito da Cristo va proprio in questa direzione. È solo insieme che ci si salva. Perché prendersi cura non fa bene solo a chi riceve la cura, fa bene anche a chi la offre, fa bene a tutti, anche se stanca, anche se impegna, perché solo così siamo degni della nostra umanità, che è fatta a immagine di Dio. La celebrazione è stata trasmessa in diretta proprio per farsi accanto a chi vive momenti di sofferenza, e che sono stati affidati alla Madonna di Lourdes, la preghiera di intercessione verso una madre la cui carezza diventa ancora più preziosa nei momenti difficili della vita, una carezza che si fa concreta nell'agire di tanti familiari, amici e volontari, perché non è bene che l'uomo sia solo e per curare un malato occorre anche curare le relazioni, come ha ricordato il Papa proprio nel messaggio per la giornata del malato di quest'anno. E inizierà martedì 20 febbraio il ciclo quaresimale di incontri promosso dal Centro Pastorale dell'Università Cattolica in sinergia con la direzione di sede e il corso magistrale di imprenditoria e innovazione digitale della Facoltà di Economia e Giurisprudenza. Si tratta di un ciclo di 4 incontri dal titolo Intelligenza Artificiale, chi sei? Che si terranno presso l'Aula Magna del campus di Santa Monica di Cremona. Il primo incontro, martedì alle 16.30, vedrà l'intervento di Federico Manzi, professore di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica. Il ciclo di incontri proseguirà fino al 10 marzo e si aggiungerà poi un ulteriore incontro, il 10 maggio, organizzato con l'Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali e Riflessi Magazine, che vedrà come ospite padre Paolo Benanti, uno dei massimi esperti a livello internazionale di temi etici legati all'innovazione tecnologica e agli algoritmi. E per l'ultimo servizio di oggi vi accompagniamo tra le sale del Museo Diocesano. È stata infatti inaugurata e sarà aperta fino al 7 di aprile una nuova mostra fotografica realizzata in collaborazione con il Festival della Fotografia Etica di Lodi. La mostra è intitolata In the World But Not of It, nel mondo senza farne parte, ed espone gli scatti del fotografo canadese Tim Smith. E allora ne vediamo qualche immagine nel servizio.
Siamo all'interno del Museo Diocesano, dove abbiamo avuto la possibilità di curare questo progetto straordinario che è partito dal Festival della Fotografia Etica di Lodi e della mostra In the World But Not of It del fotografo canadese Tim Smith. Un progetto che è in corso da oltre 15 anni, partito da un incontro totalmente fortuito del fotografo con un gruppo di donne appunto che apparteneva alla comunità utterita, principalmente risiedente nella provincia del Manitoba in Canada. Il fotografo si è incuriosito rispetto allo stile di vita che queste comunità portano avanti, ancorate tra la tradizione verso dei principi religiosi che riportano alla riforma protestante appunto del XVI secolo e da un lato invece la modernità. All'interno delle 50 immagini che abbiamo scelto non ci sono delle fotografie che raccontano gli edifici religiosi di queste comunità, perché di fatto l'importanza della religione è un'aderenza ai principi nelle azioni quotidiane. Non solo esponiamo una mostra all'interno del Museo Diocesano, ma un'opera di fotografica dialoga con le opere della storia, con i dipinti, con la parte storica del museo, e credo che questo sia veramente un elemento molto importante. Riflettendo su questo elemento, credo proprio che l'importanza venga dal fatto che sempre si racconta l'essere umano. Quello che è fondamentale in questo processo è avvicinarsi in modo lento, in modo approfondito, per poter cogliere ogni sfumatura, e questo dialogo con il contemporaneo, con la forma di comunicazione più potente della nostra società, sicuramente proietta e darà nuovi risultati e riflessioni. Questo lavoro ha l'obiettivo di rafforzare il dialogo interreligioso e proprio per questa ragione abbiamo voluto portare un'immagine all'interno del percorso del museo. Un'immagine molto particolare che raffigura due persone della comunità, degli utteriti, che si raccolgono in preghiera dopo aver consumato un pasto. E prima di salutarci, un ultimo passaggio sul web con Margherita. Ci spostiamo nell'unità pastorale di San Marino, Gadesco Pieve del Mona, Persico, Dosimo e Quistro, dove in occasione della messa delle 17:30 di questa domenica il vescovo Antonio Napoglioni benedirà l'immagine del beato Carlo Acutis, posta nella chiesa parrocchiale di San Marino. Per accoglierla la comunità si è preparata nei giorni precedenti con momenti di preghiera e riflessione, tra cui un video testimonianza della madre del giovane beato. Acutis era un ragazzo che viveva una vita ordinaria, resa tuttavia straordinaria per la capacità di riempirla con piccoli ma grandi gesti di fede, spiega Don Andrea Aldovini, parroco in solido dell'unità pastorale. Ed è questo che vorrei trasmettere ai giovani di oggi: anche in tempi come questi è possibile vivere la stessa vita in un altro modo. Il ritratto del beato Carlo Acutis, posto nella chiesa di San Marino, è stata realizzata dall'artista Michela Vicini, pittrice e street artist cremonese. Questa per me era l'ultima notizia di questa puntata, vi auguro dunque una buona domenica. Una buona domenica anche da parte mia, un sincero grazie a Margherita e a tutti voi per averci seguiti, e noi ci vediamo la prossima settimana.